Ciao ragazzi, voi che siete super tecnicamente fantastici, questo video per parlare di un argomento molto importante, la casa wireless più e casa wireless, insomma Vodafone Casa ieri, si parlava appunto del lancio che ci sarà domani, nel video di ieri, delle nuove tariffe per la casa, video in cui ho specificato che se c'erano dei vincoli, molto probabilmente c'erano, ne avremmo parlato, ma erano 40% di rumors. Oggi il rumor è arrivato all'80% di certezza e quindi tante ombre, poche luci, sono veramente agghiaccianti le notizie che sto per darvi. Ma prima di tutto Giovanni Canavero, l'utente più veloce dello scorso video, ciao, un abbraccio se sei lì, super saluto chi arriva per prima in questo video, super saluto nel prossimo video, like, iscrizione, campanellina qui per ricevere sempre l'anteprima, tariffe, notizie, recensioni su smartphone, tablet, tutta la tecnologia qua, perché siamo sempre dalla vostra parte, dalla parte degli utenti con la verità per primi. E poi sotto, appunto nella descrizione del video, tutti i link social per contattarmi, Instagram, Telegram, Facebook, la pagina Facebook che adesso conterà molti più articoli anche di tecnologia. Instagram ho aggiornato il link che era errato e non portava alla mia pagina, adesso vi porta tranquillamente a mettere il segui anche su Instagram, dove sono attese molte novità, live, notizie in anteprima dei video. Ma attenzione, le notizie ufficiali, tornando in topic del video, di Vodafone saranno divulgate domani. Quelle che sto per darvi oggi sono notizie ancora, rumors molto più vicini alla realtà. Io ieri infatti ho detto mi riservo di parlare di eventuali cappe e tutto, perché io sapevo già che forse c'erano. Oggi mi sono arrivate notizie, poi centinaia, se non qualche migliaia di messaggi vostro, ma ero già al corrente, grazie, scrivete voi, arrabbiatevi pure, che giustamente poi io produco il video per protesta, oppure anche per elogiare le cose buone, per protestare contro le cose che non piacciono ovviamente ai clienti, sia dal prodotto che può essere uno smartphone, sia dalla tariffa che può essere un operatore che la emette sul mercato. Allora, però le notizie ufficiali saranno quelle che domani Vodafone divulgherà quando usciranno queste due tariffe. Quindi noi in questo video daremo un 80% di probabilità che questi rumors di oggi siano, con i limiti agghiaccianti che sto per dirvi che ci sono in queste due tariffe per la casa di Vodafone, Wi-Fi Wireless e Wireless Plus, però non sono ufficiali, quindi io potrei dire che la linea cappata a 20 mega domani esce che è 40 oppure che 10, però è molto vicino alla realtà il limite che vi sto elencando in questo video. Allora, innanzitutto qualche utente poi mi ha segnalato, più di uno, anche un discorso di poste mobili, di veri mobili, non sarebbero limitati gli sms, le chiamate. Allora, qua facciamo una breve parentesi nel video, perché non lo metto neanche nel titolo del video, ma è una parentesi dovuta. Voi andate sempre nelle note, perché sia poste mobile che veri mobile, nelle note, leggerete che l'uso consapevole della banda è, che gli sms in realtà sono limitati a un certo numero al giorno, che i minuti possono essere 2000, 3000, che poi per arrivare a quei minuti, a quegli sms, ci stai dentro, solitamente come fossero limitati, però è una pubblicità ingannevole, perché tu mi metti illimitati, poi vado dentro, non è illimitato. Quindi leggete sempre nelle note, perché ci sono alcuni operatori, anche virtuali, no? Che nelle note poi specificano che c'è un numero tot di sms che poi è magari elevatissimo, o anche di minuti che sono elevatissimi, ma che non raggiungono l'illimitato nei 30 giorni. Altri invece mettono un numero che è pari al consumo dei 30, quindi è limitato. Cioè, ti faccio un esempio, se tu metti 24 ore al giorno, no, di chiamate per 30 giorni, tot minuti, è ovvio che è come se fossero limitati. Metti 30.000 minuti, ma sono illimitati praticamente, cioè è una copertura. Se invece me ne metti 10.000 minuti, che mi coprono 15 giorni di chiamate, non mi stai dando l'illimitato, perché se mi attacco 30 giorni di fila, che è impossibile, però non so se uno magari vuole fare la telefonata del mese, allora a quel punto, soprattutto in questo periodo col cambio dell'umanità, difficile futuro che ci aspetta, di comunicazione a distanza, tante videochiamate con la pandemia, quindi è facile che uno chiama tante, quindi l'illimitato è importante. Quindi leggete sempre le note, perché sia poste mobile che veri mobile che altri hanno comunque dei limiti di uso consapevole della banda, eventuali limiti di banda sono specificati, numero di sms, numero di minuti, perché loro mettono il limitato, però a volte poi proprio così non è. Anche se, come ho detto, certi mettono un numero che poi copre 30 giorni, quindi come se lo fosse, altri no, sono in realtà meno, ma intanto chi è che si attacca più di 15 giorni al telefono? No, invece non è così. Io voglio telefonare a un mio utente caro del canale per 15 giorni, perché è bravo, ha risposto per primo col commento e sto 15 giorni e tu mi fai pagare l'illimitato. Andiamo a parlare dell'argomento forte, quello di Vodafone.
Allora, avevamo detto di queste due tariffe. Innanzitutto io tendo, siccome Vodafone è l'ultimo operatore in questo momento in graduatoria, secondo me, quello che si sta evolvendo meno, che sta regredendo, o mobile va bene, ha puntato molto su mobile, ma a punto di vista dell'operatore fisico Vodafone sta facendo dei passi indietro veramente. TIM sale, Iliad è sempre là, scusate, V3, Win3, anche con Verimobile, comunque sta evolvendo, si è lanciato delle tariffe standard, ma adesso sta già con la limited da 29,90, cercando di venire fuori, deve lanciare delle tariffe nuove. Vodafone invece non spicca né per novità, continua a vincolare, continua ad avere delle tariffe non tanto trasparenti, quindi bene con Omobile, male dal punto di vista dell'operatore fisico. Però io voglio apprezzare, voglio andare in controtendenza, come ho fatto anche con TIM, perché che questi due tentativi sono ben costruiti, prima di darvi la tempesta invece di quello che pensano. L'unica nota positiva è che comunque il prezzo, 24,90 in promozione, il 20, i 32 che poi diventano 29 in promozione, no? Con l'illimitato, con la possibilità dell'esterno, dell'interno, dell'indoor o dell'outdoor, con il modem router compreso, minuti illimitati, poi 300 megabit, quella da 30 mega, che comunque possono essere accettabili, anche i 30 mega, come prezzo, da illimitato a casa con la SIM, l'idea c'era. C'era, dico già. Ma poi quando io vengo a leggere, quello che ieri sera era un rumor molto sottile che non ho messo nel video, ma quello che mi è arrivato oggi è che l'80% di quello che domani potrebbe essere ufficializzato mi vengono le orticarie. Perché ragazzi, qua stiamo parlando non di medioevo, ma di preistoria. Sapete, l'uomo delle caverne, che magari era più intelligente di qualcuno che c'è oggi, vabbè, anche che governa magari i paesi, però ragazzi è roba preistorica. Cioè stiamo parlando di un limite, e questo lo sapevo già ieri sera, ma non ero certo, di 200 giga, e dopodiché la velocità verrebbe cappata clamorosamente. Quindi stiamo parlando, tu vai a 30 megabit per 200 giga, a 300 megabit con quella da 29,90 per 200 giga, dopodiché capperebbero la linea a qualcosa da 1 a 3 mega in download e 1 megabit in upload, che tra l'altro i megabit in upload sarebbero 3 sulla tariffa da 30 mega e 50 su quella da 300. Allora, su quella da 300 i 50 in upload mi vanno bene, non è male, non è eccezionale, ma non è male. Ma mettere 3 mega in upload sulla tariffa da 24,90 sui 30 mega, quella da 20, è veramente qualcosa di ignobile, peggio di Kena a 5,76, cioè 3 mega nel 2020 in upload non è presentabile. Di conseguenza, allora a quel punto punta quella da 29,90, 300 megabit e 50 in upload, cioè l'altra è più di servizio. 30 mega in download mi potevano andare bene, ma è vergognoso i 3 mega non li posso accettare, non li posso accettare, quindi non la faccio, faccio quella. Chiaro che se uno fa tantissimo download e pochissimo upload e vuole spendere 24 euro e avere comunque sui 30 mega, può digerirla. Però se uno appena appena deve caricare dei dati a 3 mega, veramente va per andare. Però ragazzi, non vale la candela, no? Capite? Perché un cap clamoroso. Mentre l'altra, stiamo operando sempre nei 200 giga di tetto che loro mettono, che già non va bene. L'altra andrebbe 50 in upload e 300 in download, va bene, quella da 29,90. Però, togliendo già che non va bene l'upload basso, non va bene assolutamente il limite preistorico dei 200 giga, ma tantomeno non va bene che tu mi capperesti la linea a qualcosa come un mega in upload e 2-3 mega in download. Quindi avrei una tariffa da 29 euro che tu mi stai vendendo 200 giga a 29,90. Capisco bene? 200 giga a 29,90? No. No, non mi va bene. Io i 200 giga vado a sto punto da qualcun altro e con 10-12 euro me li faccio i 200 giga, capisci? Con 6-7 euro al mese. Quindi spendo un terzo di quello che... ma io ti do la navigazione... No, tu mi dai 200 giga a quelle velocità lì, 30, poi già l'upload e l'altra è ridicolo. Però dopo mi cappi una linea a 3 megabit in download e a 1 in upload, che è una roba che dovrebbero... Non vi do dei numeri certi, non so se sono 10 mega per una e 1 mega per l'altro in download. Poi domani, quando poi uscirà la tariffa, vedrete nelle note specificato bene, perché sono tutti rumors, comunque sono attendibili all'80%. Ma il cap dovrebbe essere veramente forte. Quindi tu mi stai continuando a non essere trasparente, a non essere... Cioè non vi è bastata la lezione che è arrivata a Iliad con tutte le sue... No, trasparenza, ha fatto una marea di clienti, no? Vincoli e controvincoli. E adesso
mi piazzi dentro il discorso del cap dopo i 200 giga, ma un cap clamoroso. Neanche dici metto a 30 mega una, a 15 l'altra, cioè una cosa veramente che non si può vedere. Quindi due belle idee, finalmente ho detto vado a fare due belle idee e poi vedo. E quei sospetti che avevo già ieri sera, mi riservo di, nel video di ieri, oggi diventano sempre più realtà, domani diventeranno confermo, no? 200 giga per 24-29 euro, che sono assolutamente carissimi. Poi ti danno una navigazione dei poveri, dei morti di sonno da 3 megabit, che alla fine spendi soldi per dopo una settimana hai scaricato i 200 giga, perché oggi li bruci poi con le velocità anche del 4G di oggi, e dopo ti ritrovi. Ma anche se uno consuma 200 giga, non spendo 29 euro, ne posso spendere 12, 13, 14, la metà, non spendo 29 euro. Capite? Anche perché poi mi dai sì una navigazione limitata, ma molto, molto limitata. Non ci siamo. Cioè, se questi, io poi mi riservo, no? Se questi sono i limiti, siamo preistoria, siamo tagliati fuori, no? Iliad continua a fare clienti, siamo a 3.000 antenne, così è stato dichiarato, i siti continuano ad essere installazioni, vede trasparenza, la tariffa non aumenta mai. Piuttosto non la fare la tariffa intra se la devi fare così, no? Piuttosto, no? E TIM cresce, giga illimitate ai clienti per la pandemia, la tariffa da 100 giga con i 7 euro, i 500 giga 10 euro, qualche limite c'è anche lì, ma non così. E TIM Unica non è magari il top, la linea fissa è orribile di TIM, però ti metti i giga insieme, cerca di fare qualcosa, Veri Mobile, comunque un operatore apprezzabile, virtuale nuovo, con riparti, lo so, ieri mi avete detto tanti, il Veri Mobile ha riparti rispetto a Poste Mobile, ok, lo so, qual è la cosa apprezzabile, infatti di Veri Mobile ho detto che è un buon operatore, è una buona partenza, non ha operato male. Al riparti, no? E poi V3 con la sua Unlimited che è superiore a questa, perché comunque l'Unlimited con l'EasyPay hai l'illimitato, non c'è il cap, non c'è la limitazione come qua, 29,90 e ti fai 12 mesi, tra l'altro qua 24 mesi, tra l'altro ragazzi, 24 mesi di contratto, non si sa ancora se c'è la penale, perché lì allora lì bisogna arrestarli, cioè voglio dire, no? Allora, mi riservo anche qua di sapere se ci sono eventuali penali all'uscita dei 24 mesi di quanto, perché il vincolo è lungo, è quello che non volevo, ho detto spero che non sia più di un anno, due. Ecco, non ci siamo con i 24 mesi, non ci siamo con i 200 giga di limite, e l'upload a 3 mega su quella da 30 non lo puoi presentare più nel 2020, non puoi presentarlo, non si può. Io lo dico, Vodafone è un'azienda che ha margini, risorse. No, conosco qualcuno che lavora in Vodafone e guarda anche il video e ne parliamo anche insieme. Cioè, Homobile sta andando bene, era partita, se ne parla all'inizio, ovviamente c'era la paura che chiudesse subito, tanti dicevano perché c'è stato un limite che o saliva o andava. È riuscita a partire, adesso ha le sue tariffe, lavora bene, sta lavorando bene lì, ma il marchio Vodafone perde, nel senso non, troppi vincoli, troppe restrizioni, troppe tariffe cappate, castrate, la gente non vuole più queste cose qua. Il cliente si vincola quando non è vincolato, fai un abbonamento per caso, come ha fatto Win3, 29,90, no? Illimitato, metti il pagamento in conto corrente carta di credito, quello automatico. Non metti limiti di banda, lasci libera la gente fino al 5G di andare, fai pagare i tuoi 30 euro dal router. 12 mesi, non 24 mesi. Lascia stare gli upload a 3 mega, queste cose qua. Via. Come fai con Omobile? Metti un limite di 30 megabit di banda che è più alto ancora di quelli lì, ancora meglio, 30 mega, e funziona. È limitata alle sue difficoltà, però funziona. E invece poi qua, bam! Cioè, così non si parla, così si rimane ultimi, eh? Così si continuano a perdere i clienti. Adesso V3, nuova rete, più performante, sta salendo. Sta salendo, migliorerà e farà clienti. TIM sale, Iliad continua a salire. E Vodafone, se non ha un mobile che le tiene attaccato il carroccio, veramente fatica. Queste due tariffe sono un'idea ottima. Ok? Lo ribadisco, ottima l'idea, ma poi è come prendere, lo devo dire, una bellissima donna castrata. No, vabbè, non lo diciamo. Una bellissima donna che le mancano dei fondamentali, no? Voglio dire, no? E quindi non si può apprezzare al 100%. Non parlo dal punto di vista che pensate voi, no? Voglio dire, che bella donna, però non si trucca, non ci tiene. È come una bella donna che poi ha le unghie, no? Lunghe così, che non si lava, voglio dire, ti scende ovviamente tutto, no? Voglio dire, perché non hai, non ha la cura giusta. La cura giusta, quindi una bella cosa che poi però non si valorizza, no? Queste sono due tariffe potenzialmente belle, ma che in realtà poi dietro dietro sono castrate, cappate. Dopo 200 giga ti lasciano a piedi a dei limiti incredibili. Vincoli di 24, insomma, no, no, snellitevi. Vodafone, snelliciti.
Credimi, perché oramai là davanti corrono, i virtuali vanno, Team migliora, Iliad vola, e V3 incomincia ad andare con Verimobile, con le tariffe, arrivando delle tariffe, ha fatto una limited più snella della tua. Tu cerchi di uscire per il futuro mobile, che il futuro è mobile. Questo qui è un altro presagio del futuro mobile, perché anche Vodafone l'ha capito, devo fare la linea mobile a casa, ma non così, non è questo il modo, assolutamente. Anche perché, vediamo, allora a questo punto, l'Undax, io parlo bene di Lunges perché è un servizio che funziona bene e ho anche feedback vostri, e lo so, ho anche amici che ce l'hanno, 35 euro con V3, 5 euro in più senza limiti né niente, più di 100 mega vado illimitato. Lo possono fare loro, non lo può fare Vodafone. La rete poi di V3, la rete anche di Vodafone con 40 euro, cioè, e poi c'è OGD, poi abbiamo Spuso che arriverà, poi abbiamo V3 che ti dà l'unlimited o te la dà anche con la linea fissa, Team che te la può dare con la linea fissa con i suoi giga, illimitati, Iliad non ancora ti dà i 50 giga, ma se arriverà sicuramente non avrà sti vincoli quando farà delle tariffe internet e basta, quando potrà. Quindi, forza, cerca di migliorare, perché così siamo veramente, cioè, se questi sono i vincoli, bocciate tutte e due le tariffe, clamorosamente sotto zero, veramente, se sono questi i vincoli. Poi, se domani i vincoli sono un po' più leggeri, promossa comunque rimarrà l'idea, un passettino in avanti, ma disastroso tutto il resto. Solita mentalità poco trasparente, a me non mi piace. Ma mi piacete voi, che siete i migliori utenti. Ciao da Paolo Guala e grazie per...